Auto tampona un mezzo pesante e fermo in sosta, tragedia della strada, all'alba lungo il passante di Mestre perde la vita una donna di 56 anni, grave il marito, importanti le ripercussioni al traffico, oggi giornata da bollino nero sulle autostrade del nord-est. Fa circolare in rete le immagini della ex intenta a consumare rapporti sessuali e viene denunciato dalle forze dell'ordine. Caso di revenge porn in Friuli Venezia Giulia. La vittima è una ragazza di 20 anni che si è rivolta ai carabinieri. Nel cellulare dell'indagato trovati i file incriminati. Occupazione in Friuli Venezia Giulia, 53.000 persone irregolari. La stima è della CGA di Mestre. Il PIL prodotto dall'economia sommersa su quello totale regionale è quasi al 4%. Il nero supera il miliardo di euro. Inaugurata ieri sera la 43esima edizione della Fiera di Santo Stefano a Concordia Sagittaria, da quest'anno evento di rilievo nazionale. In programma eventi e rassegne su agricoltura, ambiente ed enogastronomia. Non mancano stand e bancarelle per adulti e piccini. L'appuntamento fino a mercoledì 4 agosto. I titoli del telegiornale del Nord-Est, un cordiale saluto, ben ritrovati in diretta dalla nostra redazione di Pordenone. 190.000 transiti previsti entro la fine della giornata lungo l'autostrada A4 e il bilancio di poco fa di Autovie Venete in questo ultimo weekend di luglio. Lunedì sarà il primo di agosto, il mese per antonomasia delle vacanze per chi ovviamente potrà concedersi, ma ne parleremo nel corso del telegiornale. Tanti transiti verso le località balneari friulane e venete, ma anche verso Slovenia e Croazia. Migliora la situazione incendi in Friuli Venezia Giulia grazie anche alle precipitazioni delle ultime ore, tra l'altro un temporale anche nel pomeriggio a Pordenone. Il Covid-19 che conferma la discesa dei contagi. Il lavoro irregolare, lo abbiamo sentito nei titoli, 53.000 le posizioni non a norma in tutto il Friuli Venezia Giulia, si parla di lavoro forzato, si parla insomma anche dell'economia sommersa che incide e non poco, si parla di oltre un miliardo di euro. La politica come sempre in primo piano, è partito il countdown in vista del 25 di settembre, oggi giornata importante con Calenda che entro lunedì annuncerà se starà al centro oppure a sinistra con il centro destra che la prossima settimana si incontrerà per definire i programmi. Il Partito Democratico che ha annunciato l'entrata nel listone dei socialisti e anche di Articolo 1. Italia Viva che invece correrà da sola e ce l'ha annunciato anche ai nostri microfoni. Sentiremo nel corso del telegiornale intervista l'onorevole Sara Moretto. I 5 Stelle intanto che si rilanciano come terzo polo e dopo ieri sera con il vertice regionale abbiamo fatto il punto. Non mancheremo anche chiaramente di parlare dell'assestamento di bilancio in regione anche con ospiti in studio. Non poteva mancare anche lo sport, il record mondiale per il pordenonese Alex Camera che ha trainato, pensate, 4 aerei con le sole gambe. Vedremo anche le immagini, davvero una grande prestazione la sua. Apriamo subito però il telegiornale, tanti ospiti, tanti servizi, schianto mortale sul passante, il bilancio di una persona deceduta, il servizio di apertura. Auto contro un camion fermo sulla piazzola di sosta, muore una donna. L'incidente questa mattina attorno alle 6.30 lungo il passante di Mestre tra i caselli di Martellago, Scorzè e Preganziol. La vittima, 56 anni, di nazionalità romena, residente a Velletri, viaggiava in una Volkswagen Golf ed era seduta sul sedile del passeggero. Per lei non c'è stato nulla da fare nonostante i soccorsi del SUEM 118, troppo gravi le ferite riportate nello schianto. Alla guida vi era il marito, coetaneo, ricoverato in gravi condizioni in ospedale. Per il conducente del mezzo pesante centrato dall'auto non ci sono state conseguenze fisiche. L'esatta dinamica dell'incidente al vaglio della polizia stradale che sul posto ha eseguito i rilievi di legge. Al lavoro anche i vigili del fuoco che si sono occupati della messa in sicurezza dell'area incidentata dopo aver estratto i due occupanti del veicolo. Sul passante si sono formate lunghe code arrivate fino a 8 km. L'arteria è stata chiusa e riaperta attorno alle 9.30. A causa della deviazione sulla A57 si sono formati poi incolonnamenti anche alla barriera di Mestre che hanno raggiunto i 6 km fino al casello di Mirano Dolo.
Giornata da Bolino Nero, quella di oggi, con il grande esodo estivo verso le località di villeggiatura. Domani invece domenica da Bolino Rosso, con chiaramente traffico previsto. Facciamo il punto. Con il grande esodo per le vacanze estive, quella di oggi è una giornata da bollino nero secondo Autovie Venete. Stando alle stime della concessionaria autostradale, il traffico sarà critico anche nei prossimi fine settimana. Ancora tre le giornate che si prevedono da bollino nero, tutte di sabato. Si tratta del 6, del 20 e del 27 agosto. Il 20 agosto sarà anche il primo giorno di controesodo. Più numerose le giornate da bollino rosso sulle principali arterie gestite da Autovie. Il traffico sarà particolarmente intenso domani, venerdì 5 e domenica 7 agosto, sabato 13, venerdì 26 e domenica 28 agosto, e infine sabato 3 e domenica 4 settembre. Si dovrà armare di grande pazienza dunque chi deciderà di mettersi alla guida in una di queste giornate. I flussi veicolari tipici del periodo sono addirittura maggiori rispetto al 2019, dall'inizio della stagione estiva 2022. Per Autovie Venete, una singola giornata da bollino nero corrisponde all'impiego di circa 200 persone, tra gestori di tratta, esattori, operatori degli impianti tecnologici, ausiliari della viabilità, operatori dei presidi di soccorso sanitario e altre figure ancora. Si rovescia una pentola d'acqua bollente addosso, bimbo di 2 anni ricoverato in prognosi riservata a Verona. Il fatto è accaduto questa mattina attorno alle 11 a Bibione, in una casa affittata da una famiglia di turisti stranieri. Il piccolo è stato portato al pronto soccorso della località balneare in via Maia in condizioni gravi, presentava bruciature importanti. L'ULS 4 ha contattato l'elicottero di Treviso Emergenza, l'equipaggio è atterrato poco dopo la chiamata, ha imbarcato il piccolo trasferendolo in volo al reparto Grandi Ustionati dell'ospedale di Verona, dove si trova ricoverato. Al momento non sarebbe in pericolo di vita, ma chiaramente si continua a seguire il quadro anche nelle prossime ore per chiaramente quanto riguarda la condizione fisica del piccolo. Intanto, a proposito di minori, a Belluno la procura ha aperto una inchiesta per dare una risposta alla morte di un bambino di 2 anni che era uscito di casa con il padre e che è poi deceduto dopo alcune ore. Si tratta di un passaggio chiaramente tecnico per cercare di capire che cosa sia realmente accaduto. L'ipotesi è che il piccolo abbia ingerito qualcosa durante un'uscita al parco appunto con il padre. Resta da capire che cosa ovviamente possa aver ingerito e poi se sia stata realmente la causa del decesso verrà chiaramente eseguita sul suo corpo l'autopsia. Migliora la situazione incendi in Friuli Venezia Giulia grazie alle piogge di ieri sera. L'impiego e all'impegno costante dei vigili del fuoco possono tornare a casa i circa 400 sfollati di Savonia. È in netto miglioramento la situazione degli incendi in Friuli Venezia Giulia, complice la pioggia tanto attesa che ieri sera è finalmente arrivata. Buone notizie per i circa 400 sfollati a causa del rogo sul Carso, che possono ora fare rientro nelle proprie abitazioni a Savonia di Isonzo. A fare il punto sulla situazione nelle scorse ore con i vertici della struttura di emergenza, Riccardo Riccardi, vice governatore del Friuli Venezia Giulia e assessore con delega alla protezione civile. A Taipana, Resia e Frisanco è piovuto in maniera consistente nel corso della notte, ha detto Riccardi, circostanza che ha notevolmente aiutato. Sul Carso le precipitazioni sono state meno diffuse, ma qualche millimetro di pioggia è caduto e ha migliorato la situazione. A Savonia resta il preallarme e l'area è vietata ai non residenti, sebbene le condizioni di sicurezza siano state ripristinate. Gli elicotteri e i Canadair sono fermi a terra in attesa di valutazioni su eventuali e ulteriori azioni preventive. Riccardi questa mattina è stato a Resia, dove è stata realizzata in tempi record una strada provvisoria di circa 7 km, dopo la caduta di massi sulla normale strada di collegamento.
Ed è stata riaperta questa mattina la viabilità per Resia, liberando l'area interessata dalla condizione di isolamento causata dagli incendi dei giorni scorsi, lo ha comunicato oggi il vicegovernatore Riccardo Riccardi. Si fanno sentire le conseguenze degli incendi boschivi nell'area, picchi di emissioni, di polveri a Gorizia, Monfalcone e Trieste, secondo quanto segnalato da Legambiente. Polveri sottili. A Gorizia, Monfalcone e Trieste le emissioni di PM10 e PM2,5 hanno raggiunto in questi giorni importanti picchi, ben superiori ai limiti di legge. Una conseguenza degli incendi che hanno bruciato migliaia di ettari di bosco in regione, dalla Val Resia al Carso. Se da un lato c'è la buona notizia di una situazione che appare ormai sotto controllo, dall'altro c'è quella cattiva della qualità dell'aria, ricca di particolato. Le particelle sono in grado di assorbire diverse sostanze con proprietà tossiche. Le PM10 poi possono arrivare nel tratto superiore del nostro apparato respiratorio e le PM2,5 raggiungere anche i bronchi. Legambiente Friuli Venezia Giulia collabora con la rete ufficiale ARPA al monitoraggio delle polveri sottili. Attraverso alcune centraline si possono conoscere i dati sulle particelle inquinanti in tempo reale e confrontarli tra di loro grazie ai grafici disponibili sul relativo sito web. Attualmente in regione ci sono circa una trentina di centraline di questo tipo, distribuite nelle 4 ex province. Da Legambiente arriva l'appello a promuovere un monitoraggio sempre più diffuso. Alessandro Ciriani è sindaco di Pordenone, ben ritrovato. Le chiedo subito di una delle notizie più importanti anche delle ultime ore relative a Borgo Meduna. No? Ci sarà insomma anche un rilancio dell'area. Partiamo da qui, sindaco. Da circa 15 anni si parla della realizzazione di una piazza a Borgo Meduna per ridare dignità a quello che è l'ingresso della città. È stata però una promessa mai mantenuta. E grazie all'intervento della Regione sono stanziati 3 milioni di euro che consentiranno di finanziare interamente l'opera, che permetterà di abbattere quella schiera di catapecchie che imbruttisce veramente il quartiere, di fluidificare il traffico attraverso una visione della rotonda, di creare dei parcheggi e soprattutto di realizzare un'area verde al posto, ripeto, di quelle abitazioni che ormai sono disabitate da tempo. Penso che sia una bella notizia, soprattutto per il presidente del quartiere, ma è anche la dimostrazione di come progressivamente, accanto alle opere di sistema, le fognature, le scuole, di grandi interventi, stiamo intervenendo sistematicamente anche negli altri quartieri, Borgo Meduna, come Rorai, come il resto della città. Poi c'è anche Villanova, no? E si parla insomma anche di altre zone caratterizzate dal passaggio ferroviario, che da un certo punto di vista chiaramente crea dei disturbi, dei disagi. Anche lì c'è stato uno stanziamento di 600.000 euro che si aggiunge ai 500.000 che erano già stati stanziati, che consentirà finalmente di dare la possibilità di riposare ai residenti di San Gregorio, Villanova e Borgo Meduna, che sono colpiti dal traffico dell'interporto. Un traffico positivo, perché l'aumento del traffico ferroviario è legato anche all'incremento, all'aumento delle potenzialità del nostro centro logistico intermodale, però ovviamente dà fastidio. Questo invece sarà un sistema per ovviarlo. Considerate che complessivamente abbiamo circa un centinaio di milioni di euro tra fondi europei, PNRR, ministeriali, regionali da mettere a terra. È evidente che il momento non è dei migliori, perché? Perché l'aumento dei prezzi e dei costi energetici fa sballare i quadri economici, però significa avere in pancia le risorse per trasformare la città e renderla più bella, più funzionale, più moderna. Ex Fiera, come si interverrà? Ma guardi, intanto serve un progetto, quindi non ho capito minimamente le polemiche di qualche rappresentante del Partito Democratico, di qualcuno che vuole raccogliere le firme. Cioè, ci sono 12 milioni, anzi quasi 13, da poter mettere per ammodernare, ristrutturare, rendere funzionale uno dei poli sportivi più frequentati della nostra città. Migliaia di ragazzi ogni giorno ci vanno per fare le discipline sportive più diverse. C'è la possibilità di renderlo bellissimo, moderno, perché ormai questa struttura mostra i segni del tempo, vetusta, spazi non adeguati, impianti non adeguati, assenza di tecnologia, e quindi energivoro, non sismico. Quindi abbiamo questa opportunità, direi, prima di criticare attendiamo almeno un progetto, ma soprattutto in questa città c'è qualcuno che ha una testa talmente provinciale che invece che essere contento che un'amministrazione recuperi finanziamenti per migliorare le strutture della città deve iniziare a protestare ancora prima che inizino i lavori, ancora prima che ci sia un progetto. Dato però che questa tecnica, questo approccio non ha portato a fortuna al centro-sinistra, un invito contro il mio interesse è quello magari di cambiare registro.
Ecco, Sindaco, abbiamo ancora un minuto. Abbiamo avuto Giampiero Zanolin nei nostri studi, chiaramente presidente di Federalberghi del Pordenonese. Si parlava dell'agosto ormai imminente, mancano 2 giorni, anche dell'attrattività che Pordenone può avere proprio in questo mese dell'anno, dove solitamente nelle grandi città magari si abbandona per andare verso il mare, dove invece si punta a valorizzare, ad attrarre anche per scoprire le bellezze del territorio. Che cosa ne pensa? Cioè, si è sulla strada giusta, o meglio, che cosa si può fare ancora? Beh, siamo sulla strada giustissima, la sinergia che esiste tra Consorzio Turismo, l'amministrazione comunale, le associazioni, in realtà che operano nel territorio, i commercianti, ha dimostrato quest'estate che volendo ci sono tutte le potenzialità per attrarre turisti. Ovviamente non siamo né Firenze, né Roma, né Venezia, dobbiamo giocarci sulle qualità che abbiamo, sulle virtù che abbiamo. Una città piccola dove si parcheggia facilmente, dove puoi farti una passeggiata, ma anche ricca di bellezze paesaggistiche, naturalistiche. Noi dobbiamo arricchirla con ulteriore offerta dal punto di vista enogastronomico e degli eventi. L'unica cosa che mi preoccupa è che nel 2019 i dati sulla presenza turistica erano arrivati alle stelle, avevamo veramente messo Pordenone sulla rampa di lancio, poi è arrivato il Covid. La mia preoccupazione è che questo autunno caldo dal punto di vista sociale ed economico possa in qualche maniera frenare quella che è l'ambizione legittima, giusta, da parte dei commercianti, degli operatori turistici e anche dell'amministrazione di fare qualcosa di più, perché se arriva la crisi le risorse ovviamente devono essere spostate per arginare la crisi stessa. Auguriamoci che queste elezioni portino un governo o da una parte o dell'altra, ma che affronti in maniera pragmatica e concreta l'agenda politica, che significa arginare l'aumento delle bollette, la crisi energetica generale, l'inflazione e la guerra in Ucraina. Ci sono, e il tema del lavoro che è fondamentale. Auguriamoci davvero che qualcuno abbia l'agenda giusta. 10 secondi, Ciriani rimarrà a Pordenone? Assolutamente sì, l'ho detto, l'ho ribadito, sono tutti, come dire, notizie da sotto l'ombrellone, quella che mi vogliono a Roma o Trieste e da altre parti. Io ho fatto un patto con i miei concittadini di rimanere qui, anche perché faccio notare che se il sindaco si candida prima di 2 anni, 6 mesi, 1 giorno dalle elezioni, cade il comune e si torna all'elezione. Questo ovviamente non è una cosa che mi posso permettere, non posso ovviamente farla digerire Pordenone. Grazie Alessandro Ciriani, sindaco di Pordenone. Compie il reato di revenge porn ai danni di una ragazza di 20 anni. Polizia postale e carabinieri denunciano un ventenne. Il fidanzato riceve delle immagini che ritraggono la sua ragazza mentre consuma rapporti sessuali. Scatta la denuncia ai carabinieri. Identificato e denunciato il ventenne autore del revenge porn. La vittima di questo odioso reato, che spesso viene perpetrato per vendetta o sgarbo verso un ex partner, è una giovane di 20 anni che si è ritrovata ad essere protagonista di un video a contenuto sessuale fatto girare sul web attraverso un profilo Instagram sconosciuto sia a lei che al fidanzato. I fatti ripresi, peraltro senza il consenso della ragazza, risalgono ad alcuni mesi fa, prima dell'inizio dell'attuale relazione. Sporta la denuncia ai carabinieri, il PM del Tribunale di Pordenone, il dottor Carmelo Barbaro, ha avviato un'indagine e dopo i primi accertamenti ha disposto una perquisizione personale, locale e informatica a carico del presunto autore del reato. I tecnici della Polizia Postale di Trieste e Pordenone hanno quindi eseguito tutte le verifiche, trovando nel cellulare del giovane le immagini incriminanti e l'account Instagram dal quale erano state inviate. Alla luce delle prove rinvenute, il ventenne è stato denunciato all'autorità giudiziaria. Polizia e carabinieri consigliano, in casi di questo tipo, di superare il disagio e denunciare i fatti alle autorità, perché il revenge porn è un reato spregevole e le vittime hanno il diritto di veder prevalere il senso di giustizia rispetto alla loro vergogna. Le forze dell'ordine ricordano che l'anonimato in internet non esiste e che l'intervento deve essere più che mai rapido ed incisivo per rimuovere immediatamente e per sempre le immagini dalla rete. Continua la discesa dei nuovi contagi, la curva è in raffreddamento ormai da giorni, lo abbiamo documentato. Nelle ultime 24 ore registrati 6 decessi in Veneto e 5 in Friuli Venezia Giulia, stabili o in calo anche il numero dei ricoverati in ospedale. Continua la discesa dei nuovi casi da Covid-19 a Nord-Est. In Friuli Venezia Giulia in un giorno sono stati registrati 1.364 nuovi contagi, mentre in Veneto sono 5.868. Nella regione più orientale sono decedute 5 persone con il Covid nelle ultime 24 ore. 7 sono i ricoveri in terapia intensiva e 291 i letti occupati da pazienti positivi nei reparti ordinari.
Negli ultimi 7 giorni il tasso di incidenza dei contagi in regione è pari a 878,2 casi ogni 100.000 abitanti. Prosegue la diminuzione degli attualmente positivi anche in Veneto, dove sono comunque oltre 91.600, con 1.089 ricoveri in area medica, meno 17 unità rispetto a ieri, stabile a 36 invece il dato dei ricoveri in terapia intensiva. Scendono i nuovi positivi anche a livello nazionale, che sono 54.088, rispetto ai 60.381 di ieri. Cala anche l'incidenza, che scende a 727 positivi ogni 100.000 abitanti per la settimana dal 22 al 28 luglio. Scendono fortunatamente i ricoverati in terapia intensiva, attualmente 400, e nei reparti ordinari, dove sono 10.768, 143 in meno rispetto a ieri. Aumentano però le vittime, che sono 244 nelle ultime 24 ore. Covid ancora. Luciano Clarizia è presidente dell'Ordine delle professioni infermieristiche in Friuli Occidentale. Dunque abbiamo sentito, no, quello che è l'andamento, un commento a fronte di un agosto, insomma, che sta per iniziare, dove chiaramente gioco forza, ci saranno appuntamenti, ci saranno manifestazioni, ma di fatto la curva è in raffreddamento. Ma, buonasera, ma guardi, sul Conforti, io non sarei così tranquillo, nel senso che secondo me sono numeri falsi quelli che stiamo insomma, accumulando in questi giorni, perché le positività non sono più gestite, non si riesce più a controllarle. Col fatto che ci sono questi tamponi self-service, fra virgolette, che uno va a farsi, non sempre, anzi secondo me pochissimi vanno poi a segnalare se c'è positività, e chiaramente questo non permette un buon tracciamento, e i numeri che abbiamo sono numeri, ripeto, non corretti, perché è strano che vi siano importanti numeri di ricoverati, morti ancora con numeri elevati, e continua a calare i numeri positivi. Secondo me c'è qualcosa falsi, che non funziona. Falsi nel senso che si dovrebbe fare un'attività di testing diversa, forse, in questo senso. Assolutamente. Cioè, che ne sarebbero di più, forse? Sono sicuramente di più, perché, ripeto, il fatto di avere questi test, autotest, e non sempre vengono segnalati, quindi non c'è un controllo del sistema su questi test, chiaramente non ci dà i numeri reali insomma, dei positivi. Ma vedi, ma a prescindere da questo, quello che preoccupa, se lei pensa che lo scorso anno, lo stesso periodo, avevamo zero morti, zero ricoveri, non avevamo positivi, quest'anno abbiamo numeri ancora altissimi. Io mi auguro e spero che veramente non continui sulla parte autunnale e invernale, perché altrimenti ci troveremo in grosse difficoltà. Stamattina, guardi, ero che giravo per Pordenone, insomma, ho fatto un giro al mercato, c'era un assembramento pazzesco, e nessuno, dico nessuno, che aveva la mascherina. Io mi sembravo una mosca bianca in mezzo a queste persone, mi sentivo addirittura quasi in difetto, in difficoltà, che portava la mascherina. Cioè, basta poco. Adesso io, non è che ci vuole chissà che grande... Nella guardia non va abbassata. No, assolutamente, ma con i numeri che abbiamo. Poi, vede, anche i ricoverati in terapia intensiva non sono tutte persone anziane. E poi, per di più, anche stamattina c'erano tante persone anziane, quindi fragili, che giravano al mercato, ma a parte che neanche loro avevano la mascherina, ma non si rispetta neanche queste persone. E questo effettivamente mette un po' in difficoltà, ed effettivamente ci vuole un po' più di attenzione, e ci vuole anche una campagna di sensibilizzazione nei confronti dei cittadini, perché continuino a fare attenzione, almeno un distanziamento, mascherine, almeno in questi posti. Poi arriveranno tutti questi momenti, lo sappiamo benissimo, agosto è così sicuramente, in cui ci saranno assembramenti importanti nei luoghi balneari, posso immaginare, insomma, le feste che si faranno a Ferragosto. Cioè, è chiaro, attenzione, i concerti, bene che ci siano, ci mancasse, bisogna ricominciare, bisogna imparare a convivere con questo problema, ma almeno manteniamo alto la guardia, non costa niente mettere una mascherina e cercare un attimino di fare attenzione. Chiaro, chiaro, chiaro. Senta, invece sul fronte del numero di occupati, del numero di infermieri, della difficoltà anche a reperire queste figure, a che punto siamo? Beh, siamo malissimo, perché effettivamente
come abbiamo già detto altre volte anche questi teleschermi, è una professione che è sempre meno attrattiva per mille motivi, parte economica, anche per la possibilità di carriera. Abbiamo fatto aumentare anche i numeri insomma, per in università per poter accogliere i giovani, ma se giustamente non si iscrivono questi numeri resteranno posti vuoti e rischiamo effettivamente di trovarci con numeri sempre più bassi. C'è stato proprio stato fatto anche uno studio a livello nazionale, la nostra federazione. Se così continua, fra 10 anni si rischia che la figura infermistica sparisca a tutti gli effetti, non avremo più infermieri, con chiaramente l'aggravamento di una abbassamento della qualità del servizio. Lo sappiamo benissimo, queste sono cose che non dice il sottoscritto, ma sono comprovate. Se mancano infermieri aumenta mortalità, aumenta purtroppo anche il disservizio, e quindi anche qua c'è un po' di attenzione. Per fortuna qualcuno in regione si sta muovendo, sta facendo anche degli interventi. Mi auguro che lo facciano tutti, a prescindere dal colore politico, perché adesso è una questione di proprio di venire tutti, incontro. Insomma, esatto, certo. Ecco. E in Friuli Occidentale, 30 secondi, qual è la situazione sul fronte appunto degli organici? Guardi, siamo ancora in difficoltà, mancano ancora numeri sia di infermieri, di OSS e di medici anche nella nostra azienda, al Friuli Occidentale, per non parlare poi del privato, piuttosto delle case di riposo. Si sta tentando in questo momento, visto che c'è un buon lavoro da parte della nuova direzione generale dell'ASPO, tentando di recuperare, però ripeto, se non ci sono queste figure, ormai insomma credo che sia difficile, è un problema che si è troppo, è diventato come un cancro purtroppo, difficile da estirpare, bisogna effettivamente pensare a qualcosa di nuovo per portare a casa insomma, un risultato positivo. Ecco. Ci vuole che qualcuno dall'alto insomma intervenga. Assolutamente. Grazie a Luciano lei. Clarizia per essere stato con noi. Occupazione in Friuli Venezia Giulia, 53.000 occupati irregolari, la stima è della CGA di Mestre, il PIL prodotto dall'economia cosiddetta sommersa in quello totale regionale di quasi il 4%, il nero supera il miliardo di euro. In Friuli Venezia Giulia il rapporto tra occupati in nero e regolari è al 9,7%, con 53.000 lavoratori non a norma. Un problema, secondo la CGA di Mestre, che si fa sentire anche nella regione più a est d'Italia, anche se in misura minore rispetto ad altre realtà del bel paese. A ogni modo, secondo gli artigiani veneziani, il prodotto interno lordo dell'economia sommersa su quello totale regionale è al 3,7% e il valore aggiunto irregolare generato dal cosiddetto nero tocca gli 1,3 miliardi di euro. Anche se in Friuli Venezia Giulia il fenomeno è molto circoscritto, gli occupati irregolari vanno monitorati attentamente, anche perché in alcuni settori sono controllati dalle organizzazioni criminali che stanno diffondendo i loro interessi nell'economia reale. Con meno lavoro nero possiamo aumentare i salari, contrastare più efficacemente lo sfruttamento, il caporalato, gli infortuni sui luoghi di lavoro, migliorando le condizioni di vita e restituendo la dignità a tantissime persone. La CGA, richiamando alcune recenti indagini giudiziarie condotte anche a Nord-Est, ha sottolineato come nell'agroalimentare, nei trasporti, nelle costruzioni, nella logistica e nei servizi di cura lo sfruttamento sia sempre più spesso affiancato da violenze, minacce e sequestro dei documenti. L'applicazione di queste coercizioni ha trasformato ampie sacche di economia sommersa in lavoro forzato. In larga parte le vittime sono cittadini stranieri presenti irregolarmente nel nostro paese, ma sono sempre più numerosi anche gli italiani. Guglielmo Cevolinga è con noi perché il countdown verso le elezioni politiche, scusate, è partito ormai da tempo. Cerchiamo di capire, riassumiamo, qual è l'attuale legge elettorale che insomma poi consentirà l'elezione di deputati e senatori, perché c'è il cambiamento, c'è la diminuzione del numero dei parlamentari, ma si voterà con il cosiddetto Rosatellum bis. Sì, infatti c'è questo incrocio dei due interventi normativi, l'intervento di riduzione dei parlamentari, che però ha fatto anche una novità, cioè ha parificato la Camera e il Senato, nel senso che i voti, cioè l'elettorato attivo, cioè chi va a votare sia della Camera che del Senato, per la prima volta saranno identici, nel senso che non ci sarà più la differenza di età per chi va a votare al Senato. Ecco, questo è un elemento di, diciamo, equiparazione tra il Senato e la Camera, perché normalmente, questo anche vedendo la successione dei voti nelle diverse elezioni per fasce d'età,
normalmente i giovani votavano un pochino più sul centro-sinistra da giovani e più avanti andavano, poi diventavano più prima democristiani e poi addirittura un po' stiamo più... Stiamo parlando di anni... Sì, no, nel senso che la serie si vede in questo modo qua. Quindi ecco, però la novità è che è lo stesso elettorato attivo. Ecco, poi le schede sono similari, cioè ci sarà una scheda al Senato, una scheda per votare alla Camera e ci sarà una distribuzione dei seggi con un terzo per l'uninominale e i due terzi per il proporzionale, con degli automatismi però, con degli automatismi. Nel senso che, per esempio, non ci saranno le preferenze, nel senso che uno vota per una coalizione o vota per un singolo partito e automaticamente vota per il seggio uninominale e vota per la distribuzione del proporzionale, quindi secondo un listino già prefissato. Ecco, poi ci cioè sono... quello che fanno le segreterie, fondamentalmente. Ecco, purtroppo quello che sta accadendo in questi giorni, che è la cosa più tra virgolette, importante per i candidati e che a volte così pare diciamo allontanare un po' la gente dal voto anche per l'effetto delle pluricandidature che sono ammesse non nell'uninominale ma poi i più raccomandati hanno anche la salvaguardia nel proporzionale. Ecco, l'unica cosa che il Rosatellum ha cercato di correggere, perché è vietata dalla Corte Costituzionale, è che non può più l'eletto decidere di optare per un seggio o per l'altro, quindi in questo modo sostituendosi all'elettore praticamente, perché nel momento in cui opta per un seggio invece che un altro, in pratica decide chi viene eletto. E quindi questo non è più ammissibile, quindi ci sono gli automatismi. Ecco, però direi che l'aspetto più importante dovrebbe essere quello di capire che questo sistema elettorale, con l'unione della legge costituzionale numero 1 del 2021 e il Rosatellum, in realtà vanno verso la creazione, diciamo, avvantaggiano le coalizioni. E quindi ecco che in questi giorni si sta proprio misurando su questo aspetto, in più con l'altro elemento, nel senso che nuovi partiti difficilmente si presenteranno perché dovrebbero raccogliere le firme per la presentazione in questo periodo, che è un periodo balneare. Chiaro. E così via. Ed ecco anche che l'affluenza è un bel interrogativo. L'affluenza. E comunque ecco, speriamo che almeno per il fatto che comunque tutti i partiti poi in realtà alla fin fine tenderanno a meno che non abbiano una visione suicida, tenderanno a coalizzarsi in qualche modo, ecco, le coalizioni costringono un po' alla presentazione di un programma e a esplicitare un po' le scelte per gli elettori. In modo che poi, come dire, la cosa che accadrà è questa, che tra le promesse elettorali e poi la verifica con la legge finanziaria, per esempio, ci sarà poco tempo e quindi gli elettori avranno un po' più di memoria e si ricorderanno subito quello che è accaduto. Chiaro. Ecco, speriamo che questo anche induca a mantenere le promesse ai partiti. Grazie Guglielmo Civolin. Grazie a voi. Per essere stato con noi. Mala movida a Jesolo, in arrivo i rinforzi, 15 aggregati dell'Arma dei Carabinieri e 10 finanzieri. Sentiamo. Da lunedì 1 agosto a Jesolo saranno operativi 25 uomini delle forze dell'ordine. Si tratta di 15 aggregati dell'Arma dei Carabinieri e 10 della Guardia di Finanza. A comunicarlo è stato oggi il sindaco della località balneare, Christopher De Zotti, dopo una riunione avuta ieri con il prefetto di Venezia, Vittorio Zappalorto, presso gli uffici di Cacorner.
Sul tavolo di confronto anche i fatti di violenza registrati martedì sera con il ferimento di un uomo dopo un colpo di pistola in quello che è sembrato essere un regolamento di conti sul fronte dello spaccio di droga. Sull'episodio avvenuto in Via Verdi a Lido Ovest, il comune ha annunciato di costituirsi parte civile nell'eventuale procedimento penale a carico dei soggetti coinvolti nei fatti di violenza. Non siamo più disposti a tollerare la presenza in città di criminali e delinquenti, ha detto il primo cittadino. Jesolo va difesa e tutelata in ogni sede e con ogni strumento. Stefano Turchetta è consigliere regionale della Lega, settimana di consiglio regionale appunto, l'assestamento, il suo commento, poi sentiremo chiaramente altri commenti. 4 minuti. Buonasera, un assestamento importante come mai in passato, perché si trattava di una cifra che ha superato gli 800 milioni di euro, che non è una cifra casuale capitata lì così, oppure una cifra che si è accumulata nel tempo per l'incapacità di spesa, ma è il frutto di un lavoro fatto dall'amministrazione Fedriga, innanzitutto nel ritrattare il patto Stato-Regione per quanto riguarda ciò che la Regione Friuli Venezia Giulia deve dare a Roma per la compartecipazione alla spesa. Quindi un risultato importante, questi 800 milioni di euro distribuiti sul territorio, distribuiti in modo tale che gli enti locali, e le associazioni, chi ha diritto, i consorzi, li possano spendere nel più breve tempo possibile, li possano impiegare nel più breve tempo possibile. Ecco, io ho sentito delle critiche da parte dell'opposizione per come sono stati stanziati questi denari, però devo dire che per quanto riguarda almeno anche la provincia di Pordenone, noi consiglieri del gruppo Lega appunto siamo soddisfatti di questo. Ci sono interventi importanti per quanto riguarda per esempio l'acquisto di attrezzature, giochi per bambini nelle scuole dell'infanzia, ci sono ben 2 milioni e 600 mila euro messi a disposizione dei vari plessi dei vari istituti comprensivi di questa regione, parliamo di scuole statali dell'infanzia ma anche di scuole private, e ci sono 1.300.000 euro, forse l'avevo anche già anticipato, per le associazioni sportive dilettantistiche di questa regione per affrontare le maggiori spese che devono appunto affrontare per quanto riguarda il costo dell'energia, e non è poco perché molte associazioni sportive in questo momento sono in difficoltà proprio per il pagamento delle bollette della luce e del gas. Quindi due interventi importanti di questo, però mi permetta direttore, l'intervento forse che sta più a cuore è quello fortemente voluto dall'amico, dal compianto Eligio Grizzo, allora vice sindaco di Pordenone ma anche responsabile d'ambito, quando già lo scorso anno aveva molto insistito per quanto riguarda finanziare quelle strutture che si occupano degli anziani disabili, che nei nostri comuni insomma sono molto diffuse. In particolare abbiamo stanziato 1.375.000 euro per delle strutture appunto per disabili che riguardano il comune di Maniago, il comune di Spilimbergo, Sesto Arregena e Zoppola, e anche qua si vede insomma che le risorse sono state distribuite in comuni che non sono tutti di centrodestra, anzi qua di centrodestra ce n'è soltanto uno, anche questa è una critica che era stata mossa. Un intervento molto importante appunto, fortemente voluto da Eligio, che da questo punto di vista ha sempre manifestato una grandissima sensibilità. Poi ci sono interventi importanti per quanto riguarda il sostegno alle imprese grandi ma anche alle imprese piccole. Ci sono interventi importanti per quanto riguarda la transizione ecologica, e mettiamo sia i comuni, sia gli enti locali, sia anche i privati nella possibilità di dotarsi per esempio di impianti fotovoltaici, parliamo appunto da questo punto di vista delle rinnovabili, impianti che dovrebbero contribuire a produrre quell'energia della quale abbiamo bisogno. Ecco, da questo punto di vista, riguardo a questo tema, mi sono permesso di fare un intervento ieri in Consiglio regionale perché, e credo di averlo già fatto anche più di una volta qui ai vostri telespettatori, oggi siamo tutti quanti propensi a dire si va verso il rinnovabile, si va verso l'eolico, verso il fotovoltaico, ma io dico spesso che non si ha idea di quanta energia serva alla nostra società, alla nostra industria, ai nostri artigiani, alle nostre abitazioni, quindi è una transizione che deve essere fatta in maniera molto, molto graduale. E credo che anche qua abbiamo dimostrato, insomma, mettendo risorse
importanti che la Giunta Fedriga è sensibile anche rispetto a questo argomento. Grazie Stefano Turchetta, consigliere regionale. Grazie della a voi. Lega. Non l'ho interrotta perché c'è anche Tiziano Centis proprio alla mia sinistra, al quale ovviamente chiedo anche un commento su questo assestamento e una presa di posizione. Ma il commento è positivo per quanto riguarda l'importante cifra che è stata messa a disposizione in questo assestamento. Ben 811 milioni, credo sarà sicuramente una cifra record di quantità di risorse messe a disposizione in questa legislatura, perché mai fino ad ora appunto in Consiglio regionale abbiamo discusso e fatto i conti e manovrato una cifra così importante. Eravamo abituati a metà di questi importi. Comunque tanti soldi, tante risorse che sono state messe in campo e a disposizione per le tante criticità, insomma, e bisogni che abbiamo, e quindi insomma c'è stata questa discussione. Critici per quanto riguarda... C'è un però. C'è un però, perché è chiaro che 811 milioni di soldi a disposizione vuol dire che non sono stati spesi, o hanno fatto male i conti, o comunque hanno tenuto soldi fermi, perché una buona parte di questi arrivano dall'amministrazione 2021, dell'anno scorso, dall'avanzo 2021, quindi soldi non spesi. Allora o hanno fatto male i conti o hanno indirizzato male le risorse, ma comunque tanti soldi che potevano essere spesi ben prima rispetto all'attuale discussione fatta in questi giorni in Consiglio regionale. Ecco, il centro-sinistra giudica una manovra timida e priva di coraggio, sono le parole del consigliere regionale Roberto Casolini, relatore di minoranza. Come si poteva, insomma, anche migliorare il documento, secondo lei? Ma guardi, allora, noi usciamo da 2 anni di pandemia dove che più volte siamo stati protagonisti tutti insieme in aula, al di là dell'appartenenza politica, per quanto riguarda il sostegno ad imprese, famiglie, attività produttive, occupazione e lavoro. E più volte abbiamo chiesto alla maggioranza di collaborare e destinare e trovare le soluzioni migliori per venire incontro alle necessità dei nostri concittadini. 811 milioni meritavano un'attenzione diversa. Questa manovra di assestamento, secondo il mio punto di vista, l'ho detto anche in aula, è una manovra che sa di campagna elettorale. Perché? Perché sono stati destinati tanti soldi a poste fisse, nel senso che contributi mirati per soddisfare Tizio, Caio oppure Sempronio. E questo non va bene, perché è chiaro che in un momento di difficoltà, più volte l'ho detto anche in aula, stiamo attraversando un periodo ancora di crisi, la pandemia, sì, siamo usciti, ma abbiamo sempre l'ombra del Covid alle spalle che ci segue, abbiamo una guerra alle porte dell'Europa, abbiamo i costi energetici che sono cari, abbiamo il costo delle materie prime, abbiamo il potere di acquisto delle famiglie che sempre più sono in difficoltà. È chiaro che questi soldi dovevano avere destinazioni ben precise e molto più concordate rispetto alle scelte fatte da questa giunta. Io, per quanto riguarda il mio territorio, sono moderatamente, diciamo, soddisfatto. Perché? Perché innanzitutto San Vito è uscita bene, nel senso che ha portato a casa, grazie al lavoro, diciamo, di insieme, mettendo da parte la politica, dei consiglieri regionali del territorio, siamo riusciti a portare a casa quei 1.200.000 euro, che insieme ai 900.000 euro che il comune mette a disposizione, il comune di San Vito riuscirà a costruire la nuova sede dell'istituto scolastico comprensivo, in modo tale che così libererà gli spazi dell'ex Tomaseo per nuove aule del liceo scientifico del Filantiere, ma anche per l'indirizzo scolastico musicale, così come anche il contributo che viene dato per i progetti su Centenario Pasolini, e così come anche il contributo per i costi energetici, non solo al comune di San Vito, ma a tutti i comuni di questa regione, e per alcuni indirizzi, alcune risorse e le tante risorse messe a disposizione. Ricordo che da mesi sostenevo il fatto che i costi energetici dei comuni, i progetti Pasolini, le destinazioni dei soldi, le destinazioni anche a quelle aree di difficoltà. Ricordo anche, per quanto riguarda la sanità, come sentivo prima dal collega Turchette, le questioni che riguarda anche la nostra sanità filo-occidentale, ad esempio, la mancanza del personale, tutte quelle questioni che ancora oggi non abbiamo risposte.
Grazie a Tiziano Centis per essere stato con noi. Il ministro per i rapporti con il Parlamento, Federico D'Incà, continuiamo a parlare di politica, ha annunciato la sua uscita dal Movimento 5 Stelle. Ho riflettuto molto in questi giorni sulle motivazioni e le conseguenze della caduta del governo Draghi e non posso che prendere atto delle insanabili divergenze tra il mio percorso e quello assunto nelle ultime settimane dal Movimento 5 Stelle, che oggi lascia. Un Movimento 5 Stelle che a livello regionale ieri sera si è ritrovato per fare il punto della situazione con il coordinamento dell'onorevole Luca Sutt, che sentiamo. Luca Sutt è onorevole del Movimento 5 Stelle, nonché anche coordinatore regionale dei Pentastellati. Ieri sera una riunione con gli iscritti, un'assemblea degli iscritti a Villadora, a San Giorgio di Nogaro. Ecco, quali gli spunti e anche qual è insomma anche il leitmotiv da qui ai prossimi giorni, onorevole? Buonasera a tutti. Sì, ieri è stato un primo incontro che avevamo organizzato da tempo, insomma, prima anche della pausa estiva, insomma, per incontrare tutti gli iscritti del Friuli Venezia Giulia, dopo la nomina, insomma, mia come coordinatore regionale, per intraprendere il percorso che vedrà la riorganizzazione appunto del movimento sul territorio. Quello che in pratica è sempre mancato al movimento e finalmente, insomma, stiamo portando avanti grazie alla volontà, insomma, e quanto previsto dallo statuto fatto dal presidente Conte. È stata una serata, insomma, importante, anche perché l'avevamo già prevista, insomma, come incontro, però capita anche fagiolo anche per la prossima presente, insomma, campagna elettorale. Quindi è stato un momento di confronto appunto per discutere di come verrà fatta appunto l'organizzazione territoriale e anche come si inizierà, insomma, con questa campagna elettorale. È stato un momento di confronto anche assieme, in collegamento col ministro Patuanelli, che purtroppo era a Roma e non è potuto esserci in presenza, ma anche in collegamento c'è stato anche proprio il presidente Conte, che ha voluto fare un suo intervento, insomma, di qualche decina di minuti per appunto riportare quello che sta succedendo e quello che è successo in queste settimane, insomma, a livello nazionale, quali sono le sfide appunto della campagna elettorale che dovremmo portare avanti con i nostri punti, con il nostro programma. Ecco, quali ora gli obiettivi? Gli obiettivi è quello chiaramente di trovarci pronti per il 25 settembre, saremo presenti sui territori per appunto parlare del nostro programma, come dicevo, un programma che è in fase di scrittura, quasi termine, realizzato da tutti i comitati tematici del Movimento 5 Stelle, che sono sempre stati istituiti secondo il nuovo statuto. Io in particolare sono nel comitato per la transizione ecologica e mi sono occupato, insomma, della parte appunto che riguarda ambiente e energia. I punti principali, gli obiettivi da portare avanti sono quelli dei 9 punti che poi tra l'altro il presidente Conte ha portato a suo tempo al presidente Draghi, di cui c'era stata sembrava ci fosse stata un'apertura che poi, come sappiamo, insomma, è stata solo una chiusura, insomma. Il terzo polo, onorevole, ora il terzo polo sono i 5 Stelle, oppure no? No, chiaramente noi ci porremo da soli in questa campagna elettorale, dopo che noi abbiamo portato avanti questo campo progressista, come l'aveva definito il presidente Conte, anche assieme al Partito Democratico. Chiaramente il Partito Democratico ha chiuso in primis dopo quello che è successo, insomma, nelle ultime settimane, però anche se andiamo a vedere sui temi, perché lo ripeto, l'abbiamo già ripetuto più volte, trovarsi una norma voluta dal Partito Democratico all'interno del decreto aiuti che parla di un inceneritore per Roma, ecco, quello non è assolutamente una transizione ecologica. Quindi questo vuol dire che in primis nei temi il Partito Democratico si è messo fuori dai temi principali che dovrebbe portare avanti un partito se si definisce progressista. E quindi chiaramente l'ETA ha dato la chiusura e anche gli organi rappresentanti qui regionali del PD, insomma, hanno dato chiusura al movimento. Quindi ci presenteremo sicuramente da soli con le nostre idee, con i nostri principi e con il nostro programma progressista.
Oggi il leader di Azione Carlo Calenda ha annunciato su Twitter con il centro con il PD entro lunedì la scelta. La cosa più naturale per noi, ha detto, sarebbe il modello Roma. Da questa decisione dipende la possibilità di contendere la vittoria, ha detto, che non reputo affatto certa alla destra di dare al paese un governo decoroso. Chi invece sembra perlomeno correre al momento in solitaria è Italia Viva, come ha dichiarato l'onorevole Sara Moretto, che abbiamo sentito nel pomeriggio. Sara Moretto è onorevole di Italia Viva, siamo nel pieno, insomma, anche delle trattative e delle scelte da fare in vista del 25 di settembre. Qual è la linea del partito di Matteo Renzi, anche insomma in un'ipotetica coalizione con il centro-sinistra e con il PD? Quali punti fermi, onorevole? Ma in realtà la nostra linea è molto chiara, noi siamo pronti a correre da soli, non per qualche diciamo per motivi di orgoglio o d'altro, ma semplicemente perché crediamo che anche ai cittadini vada data chiarezza. Una grande coalizione, un po' troppo grande, rischia di confondere le idee. Ad esempio, tra noi e Fratto Ianni, che ha già dato l'ok ad una grande coalizione con il Partito Democratico, ci sono profonde differenze dai temi energetici a quelli economici e del lavoro. Fratto Ianni è contro i rigassificatori, noi invece siamo a favore di tutte quelle infrastrutture che in questo momento possono essere utili ad una maggiore indipendenza energetica del nostro paese dalla Russia o da altri paesi fornitori. Ecco, quindi quello che chiediamo è che il più possibile sia data chiarezza ai cittadini. Le trattative sono in corso, siamo aperti al dialogo con tutti, ma non ad ogni costo, ecco. Ecco, sarà questa una campagna elettorale anomala, ma con tanti punti da risolvere per un'Italia che, per quanto concerne l'autunno, ha tante, insomma, anche difficoltà da superare. Assolutamente sì, sarà una campagna elettorale anomala perché svolta in pieno agosto, mentre le persone sono giustamente a godersi qualche giornata di spiaggia, e sarà assolutamente una campagna brevissima. Quello che spero è che non diventi una campagna confusa. Noi la svolgeremo nel miglior modo possibile, cercando ovviamente il contatto fisico, il contatto diretto con le persone, ma sapendo che i tempi saranno davvero brevissimi. Ecco, il Movimento 5 Stelle si rilancia come movimento appunto progressista. Cosa ne pensa di questo? Ma io credo che insomma ci sia sempre un limite a tutto. In questi anni il Movimento 5 Stelle è stato il governo con chiunque abbia offerto dei posti di governo, delle poltrone, ed è stato quindi molto ambiguo, ha approvato il reddito di cittadinanza, ha poi diciamo dato la spalla alla Lega per qualsiasi sua richiesta, quindi difficile definirlo, per quanto mi riguarda, un partito progressista alla luce del sole. Oggi il Movimento 5 Stelle tra l'altro conta molte defezioni anche a livello veneto, quindi credo sia difficile anche per l'elettore capire quale sia la vera e reale cultura del Movimento 5 Stelle. Noi da questo punto di vista, come Italia Viva, siamo sempre stati molto chiari, non ci alleeremo al Movimento 5 Stelle in queste elezioni, ci sono stati momenti di emergenza che ci hanno visti sostenere lo stesso governo, ma non ci, gli elettori non ci troveranno sulla scheda elettorale sotto lo stesso cappello. Ecco. Ecco, un'ultima battuta, si parla tanto di terzo polo, che cosa potrebbe nascere secondo lei? Io credo che la nascita di un terzo polo autentico sarebbe la vera e reale novità di queste elezioni, di questa campagna elettorale. Noi da quando siamo nati lavoriamo per questo, per offrire agli elettori una prospettiva nuova, uno spazio nel quale possono trovare risposte tutte quelle persone che cercano responsabilità, moderazione, ma non meno determinazione nel risolvere i problemi. Da questo punto di vista è evidente che ci sono degli alleati naturali per Italia Viva in questo terzo polo, ma se così non fosse, ribadisco come all'inizio, se comunque coloro con i quali possiamo condividere alcuni ideali, alcuni principi, tra i quali anche Azione ovviamente, se non ci sarà lo spazio per questa condivisione, comunque ci offriremo al voto degli elettori nella nostra posizione di chiarezza.
Davide Andretta è sindaco di Pravis Domini, perché insomma si parla di percorsi ciclabili e piste ciclabili. C'è una novità che riguarda il suo comune, sindaco, in questo senso? Una novità molto importante, perché ieri in sede di concertazione tra enti locali, Regione Friuli Venezia Giulia, Pravis Domini, possiamo dire, ha fatto un gran colpo, un colpaccio, come si suol dire, perché abbiamo ottenuto il finanziamento per un primo lotto della pista ciclabile che andrà a collegare la frazione di Frattina con il centro di Pravis Domini, passando per la zona industriale e la scuola primaria, quindi il polo scolastico. Un'opera attesa da tanti anni, da decenni, io ne ho sempre sentito parlare, e aver portato a casa questo risultato è sicuramente per noi un qualcosa di importante che resterà scolpito anche nella storia, insomma, del nostro comune. Devo ringraziare la giunta regionale, in primis il presidente Massimiliano Fedriga, che quando venne in visita l'anno scorso durante la nostra campagna elettorale per le amministrative si spese in tal senso, ma anche i consiglieri regionali Singh ed anche Alessandro Basso, con cui più volte abbiamo interagito. Il lavoro fatto a gennaio, febbraio, nel preparare la domanda di contributo, abbiamo lavorato più di qualche sera con qualche consigliere comunale, con la giunta, in particolare col consigliere Spagnuolo. È stato un lavoro ben speso, è stato tempo che ieri abbiamo messo a frutto, portando a casa quello che è un risultato importante, perché è un'opera questa che andrà a favore di tutta la cittadinanza, dagli anziani ai bambini, anche ai lavoratori che potranno raggiungere la zona industriale in bicicletta o a piedi in massima sicurezza. Un momento in cui tra l'altro le piste ciclabili, no, sono di fatto tra i punti più importanti, si parla di mobilità lenta. In questo senso, al di là di questa pista ciclabile, come vi state muovendo a Pravis Domini? Assolutamente sì, la transizione verde, la mobilità ecologica sono i cardini delle politiche di sviluppo anche degli enti locali del futuro. Noi a Pravis Domini abbiamo sicuramente tempo indietro da recuperare, perché nel precedente mandato abbiamo dovuto mettere mano a tante questioni risolte da tempo, e adesso finalmente possiamo guardare al futuro realizzando anche queste opere, dove tanti comuni, anche limitrofi, sono avanti rispetto a noi di qualche anno. Quindi sicuramente avanti con le ciclabili, questo è un primo intervento, ma la nostra intenzione è di portare avanti 5 anni di investimenti in tal senso. E poi stiamo anche sviluppando il PEBA, il piano eliminazione barriere architettoniche, quindi dando un'ottica anche al sociale verso le persone affette da disabilità, quindi andando a mettere il nostro comune alla pari degli altri, cioè vogliamo proprio davvero realizzare un sociale che sia per tutti, dagli anziani ai giovani, e proprio per tutti, anche ai lavoratori, agli imprenditori, agli operai. La nostra attenzione vuole essere proprio per tutte le categorie e per tutta la società. Grazie Davide Andretta per essere stato in nostra compagnia. Grazie, buonasera. Inaugurata ieri sera la 43esima edizione della Fiera di Santo Stefano a Concordia Sagittaria, da quest'anno evento di rilievo nazionale, in programma eventi e rassegne su enogastronomia, ambiente e appunto agricoltura. Non mancheranno e non mancano stand e bancarelle per adulti e piccini. L'appuntamento fino al 4 di agosto. Un'edizione all'insegna della storia, ma anche della cultura e dell'ambiente. La 43esima Fiera di Santo Stefano a Concordia Sagittaria apre i battenti nel solco di una tradizione pluridecennale, da quest'anno rassegna nazionale dell'agricoltura. L'evento proseguirà fino a mercoledì 4 di agosto. È una soddisfazione, un orgoglio non solo per me, ma per tutto il gruppo del nostro direttivo, e anche per il paese di Concordia, per la zona, per il Veneto orientale, perché in questa parte del Veneto orientale una fiera che parlasse, che facesse fila al settore agricolo e quindi alle macchine agricole, in questa zona non c'era. Noi in questi anni siamo cresciuti, non siamo Santa Lucia di Piave naturalmente, però diciamo che se abbiamo avuto questo riconoscimento è perché l'attrattività della nostra fiera è nota oltre i limiti del nostro confine regionale. Dopo i 2 anni di Covid, ecco dunque la ripartenza con un ricordo commosso dedicato a Milko Anese, noto imprenditore venuto a mancare pochi mesi fa.
Ieri sera il taglio del nastro alla presenza delle autorità regionali, locali e religiose. Era ora, noi abbiamo davvero fatto le corse per dare il riconoscimento di fiera nazionale alla Fiera di Concordia. Erano 2 anni a causa del Covid che non veniva fatta, quindi insomma, per me è un momento di grande piacere. Uno, perché siamo riusciti, ripeto, correndo a dare questo riconoscimento dopo aver fatto tutta l'istruttoria, e poi perché questa è una ripartenza. Quindi, insomma, per il settore è un momento importante, parliamo di agricoltura, parliamo di innovazione, di ricerca, insomma è un settore strategico per la Regione Veneto. Le fiere, oltre ad essere anche un grande volano, un grande motore economico, sono anche ovviamente un grande momento di aggregazione. Agricoltura, settore che si dà da mangiare, che dobbiamo preservare con l'acqua, con le giuste coltivazioni, e fare i custodi che non avvengano disastri dal punto di vista, diciamo, di inquinamenti. Non a caso questa è la fiera dell'agricoltura, non a caso a Concordia, dove c'è una storia di oltre 2000 anni e oltre 300 anni di storia della fiera dell'agricoltura. Io auspico che questo sia un punto di partenza per migliorare e avvicinare anche il turismo che abbiamo nel litorale. La Fiera di Concordia, punto di riferimento per la comunità locale ma anche dell'intero Nord-Est, torna dunque in gran stile con bancarelle, Luna Park e una serie di eventi dedicati a grandi e piccini. Questa sera alle 20:30 un appuntamento dedicato all'acqua, mentre domani sera la degustazione di formaggi a chilometro zero. Lunedì sera si parlerà invece di ambiente, agricoltura e biodiversità. Danilo Signore, lunedì è il 1° di agosto, sul fronte del turismo, guardando anche alla montagna, si fa riferimento al Piancavallo. Qual è, insomma, anche l'attesa che può esserci? Sì, buonasera a tutti. L'attesa è un'attesa che indubbiamente in questi giorni ci ha già dato il massimo delle soddisfazioni. Io da ex assessore, insomma, seguo costantemente quello che è stato il Piancavallo, perché il turismo è stato uno dei nostri cavalli di battaglia come precedente giunta, e ci ha dato grosse soddisfazioni anche su quello che è il fronte degli eventi. C'è bisogno ovviamente sempre di dare la massima attenzione a questo argomento, perché effettivamente la destra al tagliamento ha un unico polo turistico che è il Piancavallo. Quindi dal 1 agosto ci aspettiamo Piancavallo strapieno di turisti come ogni anno d'altronde. Tra l'altro partirà anche il Festival del Folklore, che ci sarà in Piancavallo una puntata come, insomma, gli anni precedenti pre-Covid. Tra l'altro, insomma, anche domenica scorsa c'erano delle presenze importanti. Si è parlato anche del rendiconto in Consiglio Comunale, se non erro, qual è la sua posizione su questo? Sì, abbiamo avuto il Consiglio Comunale il 27, quindi mercoledì, abbiamo approvato con i voti dell'attuale maggioranza e del gruppo consigliare della Lega, al quale appartiene l'ex sindaco con l'ex assessore Cipollatta e con il mio, che fa parte Forza Italia e Progetto FVG, ovviamente con i voti contrari del PD, che lo scorso mandato era all'opposizione. Questa è una grande soddisfazione, perché in effetti la rendicontazione ha visto quello che abbiamo fatto nella precedente amministrazione, quella sorta di effettivamente ci è stato dato merito e atto, perché tra l'altro il piano triennale delle opere pubbliche è stato, non è stato affatto toccato, anzi ci sono state alcune variazioni di bilancio che noi avevamo già visto prima delle elezioni, per 550.000 euro per la biblioteca, in modo che i lavori ripartiranno, 50.000 per la passeggiata delle Malghe, che assieme ai 75.000 che avevamo già stanziato faranno sì che questo sarà un lavoro che potrà essere avviato. Ovviamente c'erano anche altre variazioni, però è rimasto invariato tutto il pacchetto che riguarda scuole, palazzetto dello sport, eccetera. Che tra l'altro su questo c'è anche una grossa novità, che con la concertazione c'è stato assegnato un contributo
richiesto dalla precedente amministrazione di 600.000 euro per il proseguimento del palazzetto dello sport. Quindi veramente una grossa soddisfazione che assieme ai 450.000 euro che c'erano arrivati a maggio attraverso la protezione civile dell'assessore Riccardi per la strada Bornas-Madonna del Monte, veramente fa sì che anche la regione è vicino al comune di Aviano. Quindi grosse soddisfazioni perché effettivamente il nostro impianto del bilancio è rimasto veramente quello che inizialmente insomma avevamo mandato avanti noi. Quindi grazie, veramente una soddisfazione. Grazie Danilo Signore. Torneremo anche su questi argomenti. Tutto pronto, parliamo di sport per la finale del torneo internazionale femminile della Serena Wines 1881 Tennis Cup 2022 all'Eurosporting di Cordenons. Sentiamo i particolari. Tutto pronto per le finali di questo torneo internazionale qui all'Eurosporting. Che cosa vi aspettate insomma in questo match finale e come è andato il torneo? No, il torneo è andato molto bene, tra l'altro abbiamo avuto una semifinalista italiana, Angelica Moratelli, adesso la finale è tutta straniera, infatti abbiamo l'ungherese Udvardi e la russa Avanesyan. L'Udvardi è 120 al mondo, che si sfideranno proprio a minuti, tempo permettendo. E da domani iniziamo con il torneo maschile, si inizia con le qualificazioni che dureranno fino a lunedì mattina e da lunedì pomeriggio partiamo col tabellone principale. Siamo molto contenti perché l'entry list è veramente ottima. La wild card del circolo è l'Aslo Gere, che fino a due settimane fa era 52 al mondo, adesso è 67, nel 2019 ha avuto il best ranking di 27, quindi un nome che per gli appassionati di tennis è proprio una bomba. Abbiamo anche degli italiani di un certo livello, come Zeppieri che sta facendo semifinale ad Umago, e Travaglia, e la wild card della federazione è Cecchinato, quindi chiunque appassionato di tennis conosce Cecchinato, quindi oltre a tutta una serie di giocatori che adesso non elenco perché insomma dovete venire a vedere la partita per capire, e comunque siamo molto contenti perché si preannuncia un ottimo torneo, uno dei migliori degli ultimi anni. Per quanto riguarda l'affluenza in questo torneo femminile, com'è andata? Sì, siamo contenti, diciamo che il caldo non ha molto aiutato, nel senso che ci sono stati 40 gradi i primi giorni, però la sera abbiamo avuto un discreto pubblico, adesso sugli spalti, sempre tempo permettendo, la gente insomma sta popolando l'Eurosporting, speriamo insomma di riuscire a disputare questa finale, e siamo molto contenti del tabellone della prossima settimana, infatti non vediamo l'ora di iniziare, e siamo convinti che ci sarà tanta gente a vedere questi grandi campioni. Nazario Mazzotti, Speech IGL, il governo Draghi che è finito, cosa ne pensa? Tutto il male possibile, credo che sia una perdita grave per il nostro paese, perché è una persona che aveva restituito dignità e fiducia al nostro paese di fronte al mondo intero, e considero una vergogna per i populisti di casa nostra, sempre alla ricerca di un voto in più con le loro proposte ossene su flat tax, che vuol dire tasse piatte per favorire i redditi dei più ricchi, e sulla cosiddetta pace fiscale da allargare, il che vuol dire nuovi condoni per cercare i voti di tanti evasori, cose da respingere. Certo, dopo quanto avvenuto, il 25 si voterà, ma l'attuale governo dovrà restare in carica più o meno verso la fine di novembre, no? Dovendo quindi affrontare le tante emergenze per ridurre i guai di chi sta peggio e per portare a termine, a conclusione, quelle norme che non possono slittare in avanti pena danni notevoli, compreso il lotto dei finanziamenti del PNR. Ora, con un governo dimissionario, capiamo tutti che le cose si fanno più difficili, a partire dall'affrontare l'emergenza sociale.
con le tante famiglie che non ce la fanno più ad arrivare alla fine del mese con il carrello della spesa che è rincarato in questo mese di luglio fino a segnare un'inflazione al 9,1%. Dopo l'incontro con i sindacati, cioè, Draghi e i sindacati, che cosa nascerà adesso? Nascerà questo decreto aiuti che è atteso per la prossima settimana con una dotazione di un po' più di 14 miliardi. E siete soddisfatti di questo? Insomma, qualche risposta c'è stata, mica abbiamo tutto, ma siamo consapevoli che siamo di fronte a un governo dimissionario, no? In carica per l'ordinaria amministrazione. Lì ci sarà, a quanto ci è stato dichiarato mercoledì scorso nell'incontro con i vertici sindacali, l'estensione del bonus dei 200 euro ai precari che erano rimasti fuori, scuole, quelli da scuola, gli agricoli stagionali, solo per fare due esempi, un intervento ulteriore sul caro bollette per l'estensione dei bonus fino alla fine dell'anno, quindi noi suggeriamo a chi non abbia ancora fatto l'ISEE di affrettarsi a farlo presso il nostro CAF, perché se non si fa l'ISEE non si può avere questi, si possono avere questi benefici, no? E poi voglio dire, il taglio delle accise di carburanti dovrebbe essere ulteriormente prorogato, però vogliamo segnalare che già adesso i dipendenti possono avere un bonus di 200 euro per far fronte alla maggiore spesa di carburanti dal proprio datore di lavoro, che li riavrà poi dallo Stato. Ha già citato i temi, insomma, della precarietà, della povertà che, insomma, dilagano. Un minuto ancora, scuola, sanità e pensioni, altri temi, insomma, questi centrali. Saranno... quali nuove regole dal 2023? Questa è una bella scommessa, no? Ah. Sarà uno dei temi pesanti dell'autunno, dell'inverno prossimo, visto le date che ho detto prima. Però le cose importanti che arrivano adesso è una riduzione del carico tributario sulle buste paga di chi ha redditi sotto i 35.000 euro, e sono tanti, e per i pensionati dovrebbe arrivare l'anticipo della rivalutazione previsto con decorrenza dal 1° di luglio, anziché aspettare il 1° gennaio del prossimo anno, perché veramente con rivalutazioni che sono state dell'1,7%, poi 1,9 a fronte del 9,1 che dicevo prima, certo, no, è chiaro che non ce la possono fare. Quindi questo anticipo noi l'abbiamo valutato molto favorevolmente. Poi ci sono tutte le questioni che si chiamano salario minimo e contratti pirata da mettere fuori gioco, la precarietà da confinare, no? E certo, la povertà da arginare, perché ormai siamo quasi al 10% della popolazione italiana che è sotto la soglia, sì, di povertà assoluta. Quindi è chiaro che si prospetta un autunno molto incandescente. Difficile. Noi sindacati hanno già indetto una manifestazione subito dopo le elezioni per l'8 di ottobre del prossimo. Bene. Grazie, buone vacanze e buona serata a tutti. Grazie a Nazario Mazzotti. Vi lascio a un servizio, avevamo annunciato un nuovo record mondiale per Alex Camera che ha trainato 4 aerei con le sole gambe. Vediamo l'impresa, l'importante riconoscimento, poi il break pubblicitario, prima le previsioni del tempo ovviamente, poi ancora l'informazione che continua con Udine e con le notizie dal Veneto. Rimanete con noi e vi lascio al servizio. Sicuramente è un record nuovo mai fatto da nessuno, e, un qualcosa di epico secondo me, perché alla fine ogni passo era uno sforzo immane e io mi sono allenato tantissimo sulla forza ed è stato veramente dura, 15 metri faticosi proprio. Ecco, il record è stato omologato, qui c'erano giudici, cronometristi che poi passeranno i dati al Guinness World Record. È stato omologato a 15 metri. E il tempo di 2 minuti e 36 secondi, e 15 metri. 4 aerei storici, un posto fantastico. E... ecco, ricordiamo, parliamo anche della cornice che ha ospitato questo record, no? Siamo a due passi dal fiume Piave,
un luogo, come dicevi tu, carico di storia, qua si è combattuta la prima guerra mondiale, e gli aerei che hai trainato erano repliche di quelli usati 100 anni fa da Francesco Baracca e da altri piloti di quell'epoca. Esatto, tra cui c'era anche quello del Barone Rosso. L'ultimo aereo era quello più storico del 1901, mi sembra, due, è stata una replica ovviamente anche quella, ma ha fatto la traversata della Manica con quell'aereo, quindi ha avuto un record con quell'aereo che ho trainato. Ecco, qualche settimana fa ti avevamo lasciato che avevi inanellato un altro record, quello del traino di autovetture. Sì. E adesso cosa hai? So che hai già messo in cantiere qualche altra impresa, di cosa si tratta? Allora, intanto io e la mia equipe, i ragazzi, quelli che vengono con me solitamente, cerchiamo un collaboratore che ci dia una mano, insomma, sul fatto di questo nuovo record, che sarebbe, almeno spero che vada in porto, l'arrampicata su corda più alta al mondo, quindi insomma questo sarebbe il record. E sono aerei della Grande Guerra ricostruiti e sono anche unici nel suo genere qui in Italia, perché l'aereo di Francesco Baracca è stato riprodotto, l'avete visto anche volare. Poi c'era anche il Fokker DR1, quello del famoso Barone Rosso, che però non è mai stato qua in Italia, ha combattuto sul fronte francese. Poi invece c'è anche un biplano, Tiger Moth, originale del 1940, e poi una copia del Blériot. Il Blériot è stato il primo aeroplano che ha fatto la traversata della Manica nel 1909, cosa che ho fatto anch'io nell'89, nell'ottantesimo anniversario. Buonasera. Domani sulla regione avremo in quota correnti da nord che determineranno stabilità. Invece nella notte tra lunedì e martedì passerà un debole fronte atlantico che potrà determinare qualche temporale. Poi arriverà di nuovo l'anticiclone nordafricano. Per domani quindi avremo tempo stabile, al mattino cielo sereno, nel pomeriggio su bassa pianura e costa il cielo sarà ancora sereno, ma ci sarà un vento di brezza piuttosto sostenuta dal mare, che appunto potrebbe raggiungere anche velocità moderate. Sui monti e sull'alta pianura il cielo sarà in genere poco nuvoloso. Le temperature saranno nella norma, con massime tra i 30 e i 32 in pianura, tra i 28 e i 29 gradi per quanto riguarda la costa. Minime intorno ai 20, qualche grado in meno probabilmente in pianura, qualche grado in più per quanto riguarda la costa. Lunedì al mattino avremo cielo sereno, mentre dal pomeriggio sui monti ci sarà variabilità con la possibilità di qualche rovescio, di qualche temporale, più probabile però nella notte successiva verso martedì. Su pianura e costa il cielo sarà invece sereno tutto il giorno, anche nel pomeriggio, e le temperature saliranno e in pianura si raggiungeranno i 34-35 gradi, valori intorno ai 30 gradi per quanto riguarda la costa. La tendenza per martedì è di cielo poco nuvoloso, con la possibilità di qualche temporale in montagna. Poi da mercoledì e fino a venerdì avremo l'anticiclone, gran caldo, sole con temperature massime ancora una volta oltre 35 gradi in pianura, e probabilmente si spingeranno anche a 37 per un'altra ondata di caldo importante sulla nostra regione quest'anno. Buona serata a tutti. Ben ritrovati gentili telespettatori con le notizie, gli approfondimenti su Udine, Gorizia e Trieste nel telegiornale del Nord-Est in diretta dagli studi di Telepordenone. Partiamo subito con la situazione incendi, perché migliora la situazione sul Carso, rientrano gli sfollati, aperto il bypass anche a Resia. Le precipitazioni della notte hanno aiutato a controllare i focolai ancora attivi tra Savogna e Doberdò del Lago. Sentiamo quindi tutti i dettagli nel nostro servizio di apertura. Sul fronte della lotta agli incendi arrivano finalmente buone notizie. La situazione al momento è sotto controllo e gli sfollati, alcuni dei quali hanno trascorso la seconda notte fuori casa, possono rientrare nelle loro abitazioni. Questa mattina, dopo il punto della situazione, i sindaci di Savogna di Sonzo e Doberdò del Lago hanno revocato le ordinanze di evacuazione che mercoledì 27 erano scattate per la frazione di San Michele del Carso e da giovedì 28 anche per le località di De Vetacchi, Marcottini e Visintini.
Le operazioni di controllo, spegnimento dei focolai e bonifica sono proseguite tutta la notte da parte delle squadre del Corpo Forestale Regionale, dei volontari antincendio boschivo della Protezione Civile, dei Vigili del Fuoco e dei pompieri sloveni. La pioggia, caduta nella notte in quantità meno intensa di quanto sperato, ha comunque dato una mano a controllare i focolai ancora attivi e ad abbassare le temperature. Restano ancora chiuse il vallone e le strade limitrofe all'incendio. La situazione è comunque nettamente migliorata e i principali focolai sono sotto controllo. Proseguono ora le operazioni di sorveglianza e bonifica anche con l'aiuto dei mezzi aerei. Nel corso della giornata saranno effettuate le valutazioni e si prenderanno le conseguenti decisioni al centro coordinamento soccorsi. Sotto controllo la situazione degli altri incendi attivi, a cominciare da quello sul Gran Monte, sopra Monte Aperta, frazione del comune di Taipana, che nei giorni scorsi aveva destato molta preoccupazione. Buone notizie anche da Resia: dalle 22 di ieri la pista sul Rio Resia, alternativa all'ex provinciale 42, è transitabile agli automezzi in autonomia. Un nuovo incendio ha interessato il ristorante Al Fiume da Pippo in via Gabriele D'Annunzio a Rivignano Teora. Alle 19.40 di ieri sera le squadre dei Vigili del Fuoco di Latisana, Codroipo e San Vito al Tagliamento, supportate da un'autoscala, un'autobotte, insieme al nucleo provinciale nucleare, biologico, chimico, radiologico, sono intervenuti per domare questo incendio a Flambruzzo, nel comune appunto di Rivignano Teora. I pompieri hanno subito iniziato a spegnere le fiamme, che avevano già coinvolto vari locali e depositi esterni dell'attività, e hanno verificato che all'interno della struttura non ci fossero persone. L'intervento è terminato alle 3.45 di questa notte con la messa in sicurezza dell'intera struttura. Ancora in fase di accertamento le cause che hanno scatenato il rogo, che per fortuna non ha coinvolto persone. Poco dopo le 6 di questa mattina la squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Codroipo è intervenuta in via Divisione Giulia a Mortegliano per un incidente stradale che aveva una sola vettura coinvolta. I pompieri giunti sul posto hanno dato supporto al personale sanitario nell'assistere i feriti, che sono due ragazze e un ragazzo. Hanno poi provveduto alla messa in sicurezza del veicolo incidentato e dell'area del sinistro. Sul posto presenti anche i carabinieri per tutti i rilievi. Condannato come passeur a Ventimiglia, arrestato un cittadino curdo a Trieste. I carabinieri lo hanno sorpreso su uno sdraio sgangherato sistemato nella pineta di Barcola. Sentiamo. Il bivacco non lascia scampo a interpretazioni. Uno sdraio sgangherato sistemato al riparo di un folto cespuglio nella pineta di Barcola. Lontano da occhi indiscreti, ma non abbastanza mimetizzato per quegli esperti dei carabinieri della stazione di Barcola. Infatti la pattuglia di perlustrazione lo nota e fa scattare il controllo sul bivaccatore, ancora addormentato. Si tratta di un cittadino curdo sprovvisto di documenti, che riferisce ai carabinieri di essere arrivato da pochi giorni in città in cerca di fortuna. I militari approfondiscono il controllo e scoprono che l'uomo è ricercato perché è colpito da un'ordinanza che dispone la custodia cautelare in carcere per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Mesi prima, a Ventimiglia, era stato arrestato due volte per aver fatto il passeur, cercando di far espatriare in Francia dei suoi connazionali clandestini. Si tratta di un sedicente cittadino curdo, a sua volta clandestino in Italia, di 32 anni. Così la pattuglia della stazione di Barcola, dopo aver proceduto al suo arresto, lo ha condotto nel carcere del Coroneo. Accanto alle drammatiche vertenze della Flex e della Varsilia, il rischio che sta coinvolgendo lo stabilimento Tirso di Muggia a Trieste potrebbe scatenare un'ulteriore polemica sociale. È il commento del segretario regionale Will Tech ed RSU nella Tirso, Andrea Rizzo, che evidenzia come dei 770 lavoratori il 65% sono donne, filatrici e operaie in torcitura. Le lavoratrici, in buona parte tra i 35 e i 55 anni, più giovani tra le interinali, 25-35 anni, già reggono una produzione a ciclo continuo
con rotazione di orari impegnativa per quelle che hanno figli, la cosiddetta 3x2, 3 mattine, 3 notti intervallati da 2 giorni di riposo. Ma la Wiltech intanto tiene un primo incontro istituzionale sulla Tirso, annuncia Rizzo. All'incontro, che è fissato per il 2 agosto con la Regione Friuli Venezia Giulia, sarà nostra intenzione verificare qualsiasi situazione che possa evitare ricadute negative sui lavoratori. L'azienda, sottolinea ancora Rizzo, ha accolto positivamente la nostra richiesta di proroga dei contratti interinali in scadenza. Tra le 270 lavoratrici e lavoratori vi sono una sessantina di somministrati, anche qui la maggioranza sono giovani donne. Salvo la temporaneità dei contratti, godono degli stessi diritti dei lavoratori diretti, spiega Rizzo, e nella Tirso vi è per loro un percorso periodico di stabilizzazione, altro strumento che la Wiltech si impegna a preservare perché non lasciamo indietro nessuno, ha concluso il sindacalista. Scarsa sicurezza a bordo, nave fermata a Porto di Nogaro. Dopo un attento controllo la Guardia Costiera ha disposto lo stop amministrativo. Sentiamo. Nella serata dello scorso 27 luglio, personale specializzato della Guardia Costiera di Monfalcone e Porto Nogaro ha proceduto ad ispezionare la nave NS Star, battente bandiera della Sierra Leone, mentre era ormeggiata presso la banchina Margaret di Porto Nogaro. Troppe le irregolarità riscontrate ed è scattato il provvedimento di fermo amministrativo. La nave, proveniente da Durazzo, già monitorata prima dell'arrivo nel porto di Porto Nogaro dai sistemi tecnologici in uso presso la sala operativa della Guardia Costiera, al termine degli accertamenti, svolti dai militari per circa 12 ore, è risultata essere in condizioni substandard, in violazione delle principali convenzioni internazionali in campo marittimo. Oltre a rilevare deficienze di natura documentale, sono state riscontrate altre irregolarità sulle dotazioni di salvataggio presenti a bordo, nonché evidenti lacune in termini di preparazione professionale ed addestramento nella gestione delle emergenze da parte dell'equipaggio. Il mancato rispetto dei livelli minimi di sicurezza non avrebbe consentito di garantire la sicurezza della navigazione e dei trasporti della stessa nave. È la seconda nave che, nel giro di pochi giorni, viene sottoposta ad un provvedimento di fermo nel porto di Porto Nogaro. Solo la scorsa settimana, infatti, accertamenti condotti dal medesimo nucleo ispettivo di Port State Control della Guardia Costiera hanno portato alla luce analoghe criticità ed analoghi esiti a bordo della nave NS Sprinter. Solo quando le due navi fermate avranno posto in essere le misure correttive necessarie a raggiungere la conformità con la normativa vigente, potranno riprendere la navigazione. È online il bando di gara per la quarta edizione del corso di alta formazione della compagnia Area, un progetto che quest'anno cresce ancora grazie a Giacimenti, rete nazionale per l'emersione dei giovani talenti. Una novità particolarmente significativa anche per le giovani danzatrici e danzatori fra i 18 e i 30 anni a cui è destinato il bando è che a chiusura del loro percorso avranno la possibilità di mettere in scena nel circuito della rete gli esiti creativi dell'autogestione in programma a fine corso. Ogni anno i partner che si occupano di alta formazione, a insindacabile giudizio del proprio direttore artistico, potranno indicare uno o più progetti coreografici dei propri studenti under 35. I talenti selezionati potranno proporre i propri esperimenti autoriali all'Hangar Fest di Pesaro, al Menhir, le danzatrici en plein air di Ruvo di Puglia e a Conformazioni Festival di Palermo. Giacimenti dunque potrà rappresentare per i giovani danzatori un sistema di coproduzione a tappe o un mini circuito di distribuzione in cui rodare la propria opera prima di proporla ad altri operatori o a circuiti per la giovane danza d'autore. Continua il viaggio tra natura e cultura alla scoperta dei luoghi storici di Udine organizzato dalla Proloco locale. Vediamo tutti i dettagli nel servizio. Presidente Zoratti, continua il viaggio tra natura e cultura alla scoperta o riscoperta dei luoghi storici della città di Udine. Sì, siamo giunti al quarto appuntamento e stasera alle 18
facciamo la visita guidata all'interno dell'ex ospedale psichiatrico del manicomio, detto più volgarmente. È una visita molto importante che dà l'idea di come all'interno di questa struttura ci fosse una cittadella che era autosufficiente. Quindi non all'interno ma solo all'esterno visiteremo e vedremo come erano gli agglomerati edili, come si erano sviluppati sul territorio per contenere un numero molto elevato di degenti. E è una storia molto interessante perché nei decenni qui si sono sviluppate delle situazioni all'interno molto particolari. A parte l'inizio di della funzione di questa struttura, e si parla degli anni anche dell'immediato dopoguerra, c'era veramente una situazione molto molto difficile per i ricoverati. C'è voluta la legge Basaglia per dare un minimo di umanità ad una situazione che era veramente, veramente triste per chi veniva ricoverato qui dentro. La mia stessa famiglia ha avuto un lutto qui all'interno di questa struttura perché il fratello di mio padre, che si chiamava Ugo Zoratti, all'età di 16 anni è morto all'interno di questa struttura perché per lui, che era nato nell'immediato dopoguerra nel 48, il fatto di essere epilettico veniva considerata una malattia e veniva curata nei modi più bestiali possibili, da scosse elettriche piuttosto che legati nei letti di contenzione. È una storia molto triste. Ora, con l'avvento della legge Basaglia, finalmente si è aperto un grande spiraglio, una cosa che è partita dal basso, voluta anche dagli stessi infermieri, molto spinta, perché c'era una parte degli infermieri che facevano parte del sindacato che si erano resi conto di quanto fosse disumano il modo in cui venivano trattate le persone, e per cui dal basso proprio è partita, ovviamente ha avuto come punta di diamante il dottor Basaglia, ed è sorta questo nuovo modo di intendere la cura psichiatrica, che ha portato ad una situazione attuale che è decisamente migliore. Qualche tempo fa la regione aveva immaginato che tutta questa struttura, che poi avrete modo di vedere nel filmato, venisse completamente rasa al suolo, tutti questi padiglioni, e ce ne sono parecchi, e per poter fare costruire tutto ex novo, puntando su nuove tecnologie e un modo più moderno di intendere gli spazi. Per fortuna la dottoressa Nonino si è intestata e ha voluto fare una battaglia per mantenere le cose così come sono e rinnovare quello che c'era, piuttosto che perdere completamente questa memoria storica. Per cui, dopo aver fatto una raccolta di ben 4.000 firme in brevissimo tempo, è andata in regione per sollevare questo problema, che è stato ben accolto, ed si è capito quanto fosse importante non disperdere questa storia locale di uomini, di persone e di esperienze vissute, per cui adesso questi padiglioni verranno ristrutturati ed utilizzati tutti per iniziative legate soprattutto all'arte, piuttosto che alla fotografia, anche ad altre cose. Bisogna considerare che all'interno di questo spazio c'è anche un tumulo preistorico molto importante, con lo scheletro di una persona vissuta migliaia di anni fa, che è diventato un luogo da poter visitare, e che noi organizzeremo nella prossima visita che faremo nel prossimo anno, una visita proprio archeologica in questo sito, che è particolarmente curioso ed importante da far vedere. Ci sono diversi luoghi a Udine che necessitano di essere promossi, magari luoghi minori che non vengono considerati dalla maggioranza delle persone e sono all'esterno dei soliti circuiti turistici. Ebbene, la Proloco Città di Udine, grazie anche alla Confesercenti, si è posta questo programma, questo progetto, e quindi siamo ben contenti di essere arrivati a questa quarta edizione per quello che riguarda queste iniziative, ed aver ricevuto
un numero di adesioni elevatissimo, siamo oltre 100, per cui eravamo partiti con una, immaginando di utilizzare una sola guida, in realtà le guide saranno due per poter dare il modo a tutti quanti di capire e di ricevere le spiegazioni dovute su quello che è successo e su come le cose sono andate nel corso degli anni. È tutto per questa parte di telegiornale, adesso dopo un piccolo break pubblicitario vi riaspetto qui con tutte le notizie che riguardano il Veneto orientale. Non andate via. Rieccoci qui con il telegiornale che parla di tutto quello che è successo nella regione del Veneto. Un saluto ai nostri telespettatori direttamente dalla redazione centrale di Telepordenone. Apriamo subito con uno schianto mortale sul passante, il bilancio è di una persona deceduta. Vediamo allora tutti i dettagli nel servizio di apertura. Auto contro un camion fermo sulla piazzola di sosta, muore una donna. L'incidente questa mattina attorno alle 6.30 lungo il passante di Mestre tra i caselli di Martellago Scorzè e Preganziol. La vittima, 56 anni, di nazionalità romena, residente a Velletri, viaggiava in una Volkswagen Golf ed era seduta sul sedile del passeggero. Per lei non c'è stato nulla da fare nonostante i soccorsi del SUEM 118, troppo gravi le ferite riportate nello schianto. Alla guida vi era il marito, coetaneo, ricoverato in gravi condizioni in ospedale. Per il conducente del mezzo pesante centrato dall'auto non ci sono state conseguenze fisiche. L'esatta dinamica dell'incidente al vaglio della polizia stradale, che sul posto ha eseguito i rilievi di legge. Al lavoro anche i vigili del fuoco, che si sono occupati della messa in sicurezza dell'area incidentata dopo aver estratto i due occupanti del veicolo. Sul passante si sono formate lunghe code arrivate fino a 8 km. L'arteria è stata chiusa e riaperta attorno alle 9.30. A causa della deviazione sulla A57 si sono formati poi incolonnamenti anche alla barriera di Mestre, che hanno raggiunto i 6 km fino al casello di Mirano Dolo. Giornata da bollino nero sulle nostre autostrade con il grande esodo estivo, domani domenica da bollino rosso in vista di un agosto altrettanto ricco di traffico. Sentiamo quindi le previsioni di Autovie Venete per le nostre autostrade. Con il grande esodo per le vacanze estive, quella di oggi è una giornata da bollino nero secondo Autovie Venete. Stando alle stime della concessionaria autostradale, il traffico sarà critico anche nei prossimi fine settimana. Ancora tre le giornate che si prevedono da bollino nero, tutte di sabato. Si tratta del 6, del 20 e del 27 agosto. Il 20 agosto sarà anche il primo giorno di controesodo. Più numerose le giornate da bollino rosso sulle principali arterie gestite da Autovie. Il traffico sarà particolarmente intenso domani, venerdì 5 e domenica 7 agosto, sabato 13, venerdì 26 e domenica 28 agosto. E infine sabato 3 e domenica 4 settembre. Si dovrà armare di grande pazienza dunque chi deciderà di mettersi alla guida in una di queste giornate. I flussi veicolari tipici del periodo sono addirittura maggiori rispetto al 2019, dall'inizio della stagione estiva 2022. Per Autovie Venete, una singola giornata da bollino nero corrisponde all'impiego di circa 200 persone, tra gestori di tratta, esattori, operatori degli impianti tecnologici, ausiliari della viabilità, operatori dei presidi di soccorso sanitario e altre figure ancora. Si rovescia una pentola d'acqua bollente addosso, bimbo di 2 anni è ricoverato in prognosi riservata nell'ospedale di Verona. Il fatto è accaduto questa mattina intorno alle 11 a Bibione. Il piccolo è stato portato al pronto soccorso di Via Maia in condizioni gravi, presentava bruciature importanti sul corpo. L'AS4 ha contattato l'elicottero di Treviso Emergenze, l'equipaggio è atterrato poco dopo la chiamata e ha imbarcato il piccolo trasferendolo in volo al reparto grandi ustioni dell'ospedale di Verona. Al momento non sarebbe in pericolo di vita, ma la situazione potrebbe evolvere nelle prossime ore. Parliamo di Covid-19, continua la discesa dei nuovi contagi delle ultime 24 ore, registrati 6 decessi in Veneto e 5 in Friuli Venezia Giulia, stabile o in calo il numero dei ricoveri. Sentiamo.
Continua la discesa dei nuovi casi da Covid-19 a Nord-Est. In Friuli Venezia Giulia in un giorno sono stati registrati 1.364 nuovi contagi, mentre in Veneto sono 5.868. Nella regione più orientale sono decedute 5 persone con il Covid nelle ultime 24 ore. 7 sono i ricoveri in terapia intensiva e 291 i letti occupati da pazienti positivi nei reparti ordinari. Negli ultimi 7 giorni il tasso di incidenza dei contagi in regione è pari a 878,2 casi ogni 100.000 abitanti. Prosegue la diminuzione degli attualmente positivi anche in Veneto, dove sono comunque oltre 91.600, con 1.089 ricoveri in area medica, meno 17 unità rispetto a ieri, stabile a 36 invece il dato dei ricoveri in terapia intensiva. Scendono i nuovi positivi anche a livello nazionale, che sono 54.088, rispetto ai 60.381 di ieri. Cala anche l'incidenza, che scende a 727 positivi ogni 100.000 abitanti per la settimana dal 22 al 28 luglio. Scendono fortunatamente i ricoverati in terapia intensiva, attualmente 400, e nei reparti ordinari, dove sono 10.768, 143 in meno rispetto a ieri. Aumentano però le vittime, che sono 244 nelle ultime 24 ore. Il maltempo che si è abbattuto nella serata tra ieri e oggi ha colpito vari comuni della provincia di Treviso. La quantità di pioggia scesa comunque non ha portato nessun beneficio alla crisi idrica che la regione sta vivendo ormai da mesi. I vigili del fuoco sono stati impegnati in una ventina di interventi tra Conegliano, Susegana e San Vendemiano. A Susegana un fulmine ha colpito un'abitazione in via Galvaligi, sotto shock l'anziana proprietaria. Il fulmine si è scaricato sul televisore scatenando un principio di incendio che ha interessato anche la camera da letto, con danni a materassi e suppellettili. La proprietaria di casa è stata aiutata dai vicini ed è riuscita ad uscire senza inalare il fumo o rimanere insomma coinvolta nell'incendio. Nonostante la paura, si trova in buone condizioni di salute. Ma la movida, Jesolo in arrivo, i rinforzi, 15 aggregati dell'arma e 10 finanzieri. Sentiamo. Da lunedì 1 agosto a Jesolo saranno operativi 25 uomini delle forze dell'ordine. Si tratta di 15 aggregati dell'arma dei carabinieri e 10 della guardia di finanza. A comunicarlo è stato oggi il sindaco della località balneare, Christopher De Zotti, dopo una riunione avuta ieri con il prefetto di Venezia, Vittorio Zappalorto, presso gli uffici di Cacorner. Sul tavolo di confronto anche i fatti di violenza registrati martedì sera, con il ferimento di un uomo dopo un colpo di pistola in quello che è sembrato essere un regolamento di conti sul fronte dello spaccio di droga. Sull'episodio, avvenuto in Via Verdi, a Lido Ovest, il comune ha annunciato di costituirsi parte civile nell'eventuale procedimento penale a carico dei soggetti coinvolti nei fatti di violenza. «Non siamo più disposti a tollerare la presenza in città di criminali e delinquenti», ha detto il primo cittadino. Jesolo va difesa e tutelata in ogni sede e con ogni strumento. Trovato morto dopo 5 giorni nel suo camper parcheggiato a Lido del Sole a Bibione. La scoperta risale a ieri sera. Si tratterebbe di un turista originario dell'est Europa. A dare l'allarme la polizia locale di Bibione, del distretto Venezia Est. Gli agenti hanno trovato la porta del camper aperta, ma non rispondeva nessuno. Da fuori si sentiva però un odore forte. Infatti l'uomo era in avanzato stato di decomposizione. Subito è stata allertata un'ambulanza, che sul posto ha potuto solo che constatare il decesso. L'indagine è passata poi in mano ai carabinieri su disposizione del PM di turno della procura di Pordenone. La salma è stata ricomposta da una ditta di pompe funebri e trasferita alla cella mortuaria di Bibione, dove si attende il nulla osta per la sepoltura.
Inaugurata ieri sera la 43esima edizione della Fiera di Santo Stefano a Concordia Sagittaria, da quest'anno evento di rilievo nazionale. In programma eventi e rassegna su agricoltura, ambiente ed enogastronomia. Non mancano stand e bancarelle per adulti e piccini. L'appuntamento sarà fino a mercoledì 4 agosto. Vediamo tutti i dettagli. Un'edizione all'insegna della storia, ma anche della cultura e dell'ambiente. La 43esima Fiera di Santo Stefano a Concordia Sagittaria apre i battenti nel solco di una tradizione pluridecennale. Da quest'anno rassegna nazionale dell'agricoltura. L'evento proseguirà fino a mercoledì 4 di agosto. È una soddisfazione, un orgoglio non solo per me, ma per tutto il gruppo del nostro direttivo. E anche per il paese di Concordia, per la zona, per il Veneto orientale, perché in questa parte del Veneto orientale una fiera che parlasse, che facesse fila al settore agricolo e quindi alle macchine agricole, in questa zona non c'era. Noi in questi anni siamo cresciuti, non siamo Santa Lucia di Piave naturalmente, però diciamo che se abbiamo avuto questo riconoscimento è perché l'attrattività della nostra fiera è nota oltre i limiti del nostro confine regionale. Dopo i due anni di Covid, ecco dunque la ripartenza con un ricordo commosso dedicato a Milko Anese, noto imprenditore venuto a mancare pochi mesi fa. Ieri sera il taglio del nastro alla presenza delle autorità regionali, locali e religiose. Era ora, noi abbiamo davvero fatto le corse per dare il riconoscimento di fiera nazionale alla Fiera di Concordia. Erano due anni a causa del Covid che non veniva fatta, quindi insomma, per me è un momento di grande piacere. Uno, perché siamo riusciti, ripeto, correndo a dare questo riconoscimento dopo aver fatto tutta l'istruttoria, e poi perché questa è una ripartenza. Quindi, insomma, per il settore è un momento importante, parliamo di agricoltura, parliamo di innovazione, di ricerca, insomma è un settore strategico per la Regione Veneto. Le fiere, oltre ad essere anche un grande volano, un grande motore economico, sono anche ovviamente un grande aumento di aggregazione. L'agricoltura, settore che si dà da mangiare, che dobbiamo preservare con l'acqua, con le giuste coltivazioni, e fare i custodi che non avvengano disastri dal punto di vista, diciamo, di inquinamenti. Non a caso questa è la fiera dell'agricoltura, non a caso a Concordia, dove c'è una storia di oltre 2000 anni e oltre 300 anni di storia della fiera dell'agricoltura. Io auspico che questo sia un punto di partenza per migliorare e avvicinare anche il turismo che abbiamo nel litorale. La Fiera di Concordia, punto di riferimento per la comunità locale ma anche dell'intero Nord-Est, torna dunque in gran stile con bancarelle, Luna Park e una serie di eventi dedicati a grandi e piccini. Questa sera alle 20:30 un appuntamento dedicato all'acqua, mentre domani sera la degustazione di formaggi a chilometro zero. Lunedì sera si parlerà invece di ambiente, agricoltura e biodiversità. Rimaniamo a Concordia Sagittaria. Come riparte il settore agricolo? Lo abbiamo chiesto a Denis Vendrametto, che è il responsabile del settore proprio della sezione agricola. Sentiamo l'intervista a cura di Alessio Conforti. Qual è anche il messaggio che si lancia da qui per l'agricoltura del futuro? Ma il messaggio secondo me sta nello slogan che abbiamo coniato, che è agricoltura, terra e futuro. Pensiamo che la terra sia veramente l'espressione del futuro da condividere con tutti e insieme a tutti. Quindi quello che abbiamo cercato di dare come motivo della fiera è una terra che ha un ambiente che deve essere condiviso da tutti, poi in modo particolare, che però è una risorsa che ha bisogno dell'acqua, che ha bisogno in effetti di attenzione da parte di tutto, e che poi accetteremo anche un confronto tra le parti, diciamo, non agricole e le parti degli agricoltori su come vogliamo vivere il futuro, tenendo anche presente che quello che sta succedendo, che ci ha un po' sconvolti tutti, obiettivamente deve anche rimettere in primo piano anche quello che è un po' il settore primario che era considerato, che si era perso, che è un po' l'agricoltura, insomma. Ecco. Quindi credo che siano tempi maturi per potersi confrontare e trovare anche un modo
per stare assieme e sfruttare bene le risorse che veramente dobbiamo comunque avere. Anche perché è un comparto, quello agricolo, che ormai è chiaramente in fase di cambiamento come tanti altri, ma il Veneto è tra le regioni leader in questo senso. Beh, sicuramente abbiamo la fortuna di essere parte del Veneto, una regione che dell'agricoltura e del turismo veramente ne fa un po', diciamo, la loro forza e l'economia anche poi di questa regione. Anche il nostro territorio, sebbene che non ha delle vere e proprie, diciamo, specialità, però può offrire veramente degli spunti. Noi quest'anno stiamo proponendo delle produzioni di fagiolo, una biodiversità di ripresa di quello che erano le nostre abitudini, stiamo proponendo la noce, stiamo proponendo dei caseifici, fra parentesi, di caseari giovani, quindi insomma se uno pian pianino osserva attentamente un territorio che sa offrire e che dà veramente anche la possibilità di creare un futuro. Paracadutismo, immersioni, food bike, para beach volley e bicicletta per non vedenti. Queste le attività inclusive di Bibione con il progetto Turismo Sociale Inclusivo nel Veneto, lanciato in anteprima ieri pomeriggio. Vediamo allora di che cosa si tratta nel dettaglio nel prossimo servizio. Per un evento che è davvero straordinario, quantomeno per le caratteristiche dell'opportunità che abbiamo voluto offrire alle persone presenti oggi. Oggi c'è stato questo lancio con il paracadute da parte anche di persone con disabilità per dimostrare che nulla è impossibile, neanche per la disabilità, quando c'è la volontà e le persone che hanno la disponibilità e l'impegno nel migliorare in tema di inclusività e accessibilità il contesto di riferimento. Bibione è una spiaggia importante, fa parte del nostro progetto regionale, è una delle 5 spiagge del litorale della UIS 4 che partecipa a questo progetto fin dalla sua partenza nel 2017. Oggi il progetto ha una valenza regionale, tutte le aziende partecipano e quindi siamo anche consapevoli del valore aggiunto che ha questa iniziativa rispetto alle altre regioni che ci guardano, sperando anche che possano emulare questa iniziativa e che progettualità di questo tipo si possano poi replicare non a livello regionale ma a livello nazionale. Il sistema della rete sta veramente funzionando perché abbiamo il coinvolgimento delle amministrazioni comunali, degli enti gestori delle spiagge, degli alberghi, dei villaggi turistici, le associazioni sportive, c'è veramente di tutto, le famiglie, tra l'altro anche dei disabili, le associazioni dei disabili, perché stiamo dimostrando in questi anni che con la collaborazione di tutti si possono fare delle attività che fino a pochi anni fa erano impensabili. Ma si riesce a farlo veramente con poco, basta veramente la buona volontà e la disponibilità e tutto è possibile, come ho detto prima. E questo probabilmente suscita anche l'entusiasmo, anche per l'aspetto emotivo delle persone che guardano e delle persone che partecipano. È qualcosa di indescrivibile da provare perché vai contro le tue paure, quindi quando esci dall'aereo senti questa botta di aria fredda che è una botta di vita. Quando ho fatto l'incidente ho avuto da riprendermi un attimo con la testa, ho toccato il fondo come un po' tutti capita. Dopo ho ripreso un po' a sciare, fare subacquea, andare a vivere da solo. Dopo è stato un mio amico che mi ha detto andiamo a fare un salto dall'aereo. Va bene, e da là è stato amore puro. Io dico sempre di non mollare mai. Cioè la vita ti dà delle cose brutte ma ti dà altre tante cose belle. Perché io grazie a questo sport ho conosciuto ho conosciuto una famiglia meravigliosa. Tutti mi danno una mano, anche se per orgoglio cerco sempre di non chiedere mai, però ogni volta che chiedo mi danno, nessuno si è mai tirato indietro. Quindi io consiglio questo sport per l'ambiente, io mi trovo molto bene per l'ambiente, consiglio a fare un tan perché paradossa la cosa va in alto ma ti fa tenere la testa sulle spalle. È tutto per la parte di telegiornale che riguarda le notizie direttamente dal Veneto. Adesso vi lascio con il meteo e dopo tutta la programmazione sul canale 16 qui su Telepordenone. Grazie per averci seguiti anche questa sera. Appuntamento come sempre alle 19 lunedì. Grazie ancora.
Domenica 31 in prevalenza sereno al più poco nuvoloso, salvo maggiori annuvolamenti nel pomeriggio sera sui settori montani. Precipitazioni assenti. Temperature minime stazionarie in locale diminuzione, massime in ripresa. Venti in pianura deboli variabili, brezze anche moderate sulla costa. In quota moderate dai quadranti settentrionali, a tratti anche tesi in alta quota. Mare calmo, poco mosso. Lunedì 1 agosto, sereno, poco nuvoloso, salvo nuvolosità comuniforme pomeridiana sui rilievi. Precipitazioni non si escludono. Locali temporali di calore verso sera sulle zone montane. Temperature minime in aumento, massime senza notevoli variazioni e locale aumento in pianura, in aumento sulle zone montane. Venti in pianura deboli variabili e regime di brezza sulla costa, che a tratti risulteranno moderati. In quota, venti deboli moderati dei quadranti settentrionali. Mare calmo, poco mosso.